Sì, buonasera. Questa sera abbiamo il piacere di presentare alla Camerata dei Poeti di Firenze nella sesta tornata dell'86esimo anno accademico il poeta Davide Rocco Colagrai, un giovane poeta talentuoso che ha avuto già molte affermazioni nel campo della poesia, dei premi di poesia, e ci presenta questo bel libro, Le 33 versioni di un'ape, di mezzanotte, esatto. Quindi un titolo intrigante, enigmatico, ma che poi scorrendo il libro si scorge che poi la missione, almeno credo di aver interpretato così, la missione finale del libro è quella di condividere, diciamo, l'identità dell'autore un po' con tutti quelli che leggeranno il libro, no? Per cui ci sono storie, episodi che alla fine in cui ognuno di noi può identificarsi nella quotidianità, nel tempo e nella storia. Un bellissimo libro, veramente, che mi ha entusiasmato. Adesso vorrei chiedere all'autore come è giunto a pensare e a programmare un titolo in questo modo. Poi magari qualcosa poi leggendo il libro si sa, si scopre, si vede, ma vorrei che lui ci dimostrasse. Intanto buonasera, mi sono ispirato, diciamo, ai concept album che andavano, diciamo, di moda un tempo, cioè nel senso creare qualcosa che appunto dall'inizio alla fine avesse un senso ed esse anche un senso. E quindi proprio il titolo stesso nasce, diciamo, facendo riferimento ai titoli delle varie poesie, per cui sono andato un po' a ricercare, appunto a studiare i vari titoli delle mie poesie, ed è emersa quindi questo titolo, Le 33 versioni di un'ape di mezzanotte. Benissimo. E quindi, visto che abbiamo anche l'accompagnamento musicale stasera, passiamo la nota a Roberto.